è convocato dalla provincia e è stato fatto su richiesta dei sindacati. Eravamo tutti presenti e gli enti, diciamo, interessati, territorialmente interessati. È emerso un qualcosa di importante, di concreto, che appunto abbiamo chiesto in queste settimane, cioè che ci sia una cabina di regia, che però a quel tavolo siedano tutti gli enti interessati, perché quando si parla di infrastrutture non si può parlare escludendo un territorio o l'altro, perché è un problema che riguarda tutte le città limitrofe. Io ho accennato appunto al mio disagio che c'era nel momento in cui si parlava di Parco Doria, ma poi soprattutto ho accennato che la partita della viabilità per la piattaforma MEX per la piattaforma è importante, multimodale è importante, però dobbiamo anche pensare che innestata a questa c'è l'enorme criticità dovuta alle infrastrutture che abbiamo, alla mancanza del raddoppio ferroviario, al tema dell'Aurelia Bis che è attualmente bloccata, al tema delle funivie SPA che attualmente ci riversano più camion, alla strada di scorrimento veloce che, se tutto va bene, ci vorranno 2 anni prima che entrerà in funzione, al problema, quello lì veramente di emergenza e di incolumità pubblica dell'autoparco insufficiente al casello di Lecce. Quindi ho fatto presente in modo pacato tutte queste criticità, tutte queste questioni da mettere sul tavolo. Il presidente della provincia ha accolto quindi l'idea di fare un tavolo strutturato anche con i sindacati, perché sono fondamentali, e abbiamo anche condiviso, personalmente ho accolto l'idea di fare una lettera insieme, condivisa, da inviare al MIT.